Noi sinceramente puntiamo al 51% perché pensiamo che le proposte che avanziamo siano utili per la maggioranza del Paese. Noi alle elezioni vogliamo rovesciare le politiche che ha fatto Monti in quest'anno, perché in un anno di governo in cui Partito Democratico, Monti, Casini, Berlusconi hanno governato insieme, hanno demolito l'economia italiana, impoverito le famiglie a un punto tale che la gente non arriva alla fine del mese. Per uscire dalla crisi, invece che continuare a far pagare i più deboli e trovare i soldi per le banche private, come ha fatto Monti, bisogna prendere i soldi dai ricchi e usarli per aumentare gli stipendi e le pensioni. Confido nel fatto che i cittadini lombardi, avendo scoperto dopo anni di governo che la gestione di Formigoni con la Lega ha prodotto al Pirellone più indagati che a San Vittore, che i cittadini lombardi possano pensare di voler cambiare. Poi aveva proposto un'alleanza con i grillini dopo le elezioni e io penso che con i grillini in Parlamento, così come auspico anche con altri, si possano trovare delle convergenze.